Il lupo che voleva fare il giro del mondo. Nella foresta è ormai arrivato l'inverno e il lupo si annoia a morte. I suoi amici non sanno più cosa fare per lui. Finché un mattino, lupo si guarda allo specchio ed esclama: «Ho trovato! Viaggerò! Ho sempre sognato di vedere altri paesi!» Presto detto, presto fatto, la sua valigia è pronta. A Parigi, Lupo ammira la città a bordo del battello. Quando vede la Torre Eiffel, esclama meravigliato: «È così grande, è così bella!» «Se sali fino in cima, potrai vedere il mondo intero!» Gli assicura un piccione. Lupo si arrampica veloce fino in cima per vedere la sua foresta. Su, scorge solo una distesa di tetti e i piccioni se la ridacchiano. A Londra, Lupo fa il giro della città insieme ad alcuni scoiattoli molto simpatici. Poi va a visitare Buckingham Palace. «Vorrei incontrare la regina d'Inghilterra, per favore!» chiede alla guardia davanti all'entrata. Ma la guardia rimane immobile. Lupo cerca di passare di lato e allora la guardia urla: al lupo, la regina è in pericolo!» Il povero lupo viene catturato e gettato in una cella. Per fortuna, la regina ha visto tutto dal suo balcone e lo fa liberare. «Prendere il tè con un lupo? L'ho sempre sognato!» spiega ai suoi sudditi. In Italia, Lupo mangia pasta, pizza e gelati a più non posso. Quanto gli piacciono! A Roma visita molti musei, ma si stanca in fretta. A Venezia fa un giro in gondola, ma senza la sua lupa tutto gli sembra meno bello. In Egitto visita la Sfinge e la Grande Piramide. «Che ne dici di una passeggiata fino al Nilo?» gli propone un dromedario. «Con piacere!» esclama Lupo. Vicino al fiume, Lupo immerge beato le zampe nell'acqua. «Attenzione!» grida il dromedario. «Nel Nilo ci sono...» «I coccodrilli! Aiuto!» urla il lupo fuggendo per un pelo alle fauci degli animali. Kenya, Lupo partecipa ad un safari. Al volante di una jeep parte alla scoperta della savana. È il momento più caldo della giornata e gli animali sono riuniti attorno allo stagno. «Buongiorno a tutti!» dice Lupo. «E questo cos'è?» chiede la zebra. «Non lo so!» risponde l'ippopotamo. «Forse è una specie di iena!» suggerisce il leone. «Ma no! Sono un lupo!» «Un lupo? Si salvi chi può!» gridano gli animali terrorizzati e scappano nella boscaglia, lasciando il povero lupo solo e deluso. Sull'isola di Madagascar, Lupo vede baobab che toccano il cielo e fiori dai colori straordinari, ma sott'acqua è ancora più bello. Lupo sta nuotando in mezzo ai pesci multicolori quando, all'improvviso, si trova faccia a faccia con uno squalo balena. «Aiuto! Aiuto! Aiutatemi!» grida Lupo. Sulla spiaggia, un lemure osserva la scena e ridacchia. «Niente panico! Muso lungo! Questo squalo mangia solo plancton!» In Nepal, Lupo scava l'Everest, la montagna più alta della catena dell'Himalaya. Arrivato sulla vetta, si siede per riposare. Un momento non si accorge dell'orribile creatura che lo stava osservando. «Benvenuto a casa mio, bello straniero!» mormora dolcemente la signorina Yeti. «Potrei mangiarti, ma sei troppo carino, preferisco sposarti!» «Ah, questo no!» grida Lupo dandosi le gambe. Scende di volata la montagna, attraversa la valle e tutto il paese. Senza fiato, Lupo si ferma ai piedi della grande muraglia in Cina.
Lì c'è un grosso panda che sta pranzando. Che succede, nobile straniero? Si preoccupa il panda. Mi sembri molto di fretta. Uno Yeti mi insegue, mi può indicare l'aeroporto più vicino, per favore? Con piacere, risponde il panda. Ma prima vuoi condividere questo posto con me? E gli offre una ciotola di riso. Lupo è affamato e non si fa di certo pregare. Lupo è felicissimo quando arriva a Sydney in Australia. Ne ha abbastanza di avventure, vuole riposare in spiaggia. Appena riprende le forze, decide di provare a fare surf. Ahimè, non è proprio come aveva immaginato, e finirebbe per annegare se un canguro non lo ripescasse. Il lupo arriva a Rio de Janeiro, proprio durante il carnevale, si compra un travestimento e parte alla scoperta della città. Ci sono musica e colori dappertutto. Lupo conosce nuovi amici e balla per giorni e notti. Quando finisce la festa, è ora di cambiarsi. Lupo ha male in cuore, mette via le sue piume. Non si era mai divertito così tanto. A New York, Lupo ammira la Statua della Libertà. Passeggia ai piedi dei grattacieli e fa shopping. Sta scegliendo un regalo per il suo amico Giorgione quando sente strillare. Mio caro Lupo, finalmente ti ho ritrovato! Oh no! Grida Lupo e fila via come il vento. Lupo attraversa pianure, deserti e distese boscose, finché stremato decide di nascondersi in uno chalet. Benvenuto in Quebec. Lo saluta un caribù. Lupo si addormenta in un batter d'occhio. Quando si sveglia esclama: sono stanco di viaggiare, ho deciso che torno nella mia foresta. Arrivato a casa, Lupo tira un sospiro di sollievo. Che bello essere a casa! Invita tutti gli amici a cena e si mette ai fornelli. La serata è molto vivace e a quanto pare c'è perfino un ospite inatteso.